si è andati vicino oggi, avete messo in difficoltà una buona squadra di questo torneo. Sì, sì, in effetti a momenti la partita si era messa nelle condizioni pure di poterla vincere addirittura, perché abbiamo preso questo rigore, l'abbiamo segnato, loro uno in meno, quindi dovevamo solo rischiare, secondo me, di vincerla, però l'inesperienza e un po' di, diciamo, frenesia dei miei giocatori hanno permesso di, diciamo, di prendere questa ripartenza che non va bene, perché con la seconda in classifica stai pareggiando 5 minuti dalla fine, non devi rischiare niente. E anche subito. Senta, mi sa un'altra cosa, si fa parecchio fatica, ma anche c'è parecchia gioventù. Sì, sì, vabbè, noi è dall'anno scorso che puntiamo sui giovani, non possiamo fare altro perché la nostra società non è nelle condizioni neanche di prendere giocatori, diciamo, di un certo livello. Quindi noi abbiamo un buon vivaio, abbiamo dei giovani interessanti, cerchiamo di crescerli. Perdiamo punti in campo, purtroppo anche per questo, però sì, magari si guadagnano punti nella classifica giovani, sì, sì, che sì, vuol sì, dire sì, anche un sì, buon introito sì, economico. Sì, eh? Sì, sì, l'anno scorso siamo arrivati primi in tutta la Calabria, è stato, diciamo... cioè questa, uno si può pagare una stagione, sì, così. Diciamo che questa situazione ci ha permesso di, come dire, di affrontare questo campionato, altrimenti sarebbe stato un po' dura. Però ti ripeto, purtroppo buttiamo via punti incredibili, non solo in questa partita, anche nella partita scorsa a Villa eravamo in vantaggio, scontro diretto, prendiamo gol su ripartenza, quindi c'è molta inesperienza, ci stiamo lavorando, però non è facile. Una vittoria con spavento, con fatica, direttore? È una vittoria sudata più del previsto, onestamente, però ci siamo riusciti, anche se abbiamo per buon fortunio spenti di grave, l'espulsione di Ritti in 10 uomini, però tutto sommato è riuscito a portare i traschi che ci servono. Vi siete calati nella parte di questo torneo? Sì, sì. Nuovo per voi? È nuovo questo torneo, però è molto difficile quando incontri tutte le squadre tra le forze. E questo ci fa, onore, però ogni partita noi riusciamo sempre a tirare lì perché siamo una squadra forte, attrezzata. Dobbiamo rinforzarci perché numericamente siamo lì, quindi serve qualche altro rinforzo, qualche altro che ci amano per un campionato che noi siamo partiti di andare avanti più possibile. Davanti a noi ce ne perde un colpo e sarà molto dura, ma non ci saremo indietro. Chi sono le antagoniste della Stilese? Guarda, il Gioiosa è la squadra attrezzata da tanti anni che fa questo calo. E tra Gioiosa, Brandelli, Filo Caso.